Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay qui su Zotyk Vlogs. Allora ragazzi, scusate l'enorme assenza, sono veramente contento di riuscire a tornare un po' a fare qualche video. Oggi sono qui eh, per presentare questo gioco che secondo me vale proprio la pena di presentare e si chiama Victory the Age of Racing. Un team di sviluppo tutto italiano sta eh, progettando appunto questo gioco, lo sta sviluppando diciamo più che progettare. Ehm, è praticamente ancora in accesso anticipato su Steam, però comunque è, è già To totalmente diciamo uh, godibile in quello che offre già nella giocabilità che è già in grado di offrire e di cosa si tratta? Si tratta appunto di un gioco online di corse come avete uh, potuto già ben intuire che potrebbe anche essere un po' definito come un po' un MMORPG online perché uh, diciamo che noi potremo anche creare la nostra macchina e poterla sviluppare sempre di più man mano andremo avanti completando corse, eh, sfide insomma mh, mediante le cose che faremo mediante i punti che potremo Uh, guadagnare mh, completando ciò che il gioco ci offre, potremo sviluppare sempre di più la nostra vettura per renderla sempre di più veloce, sempre più performante. Oppure, appunto, potremo anche scegliere di sviluppare direttamente le auto da team che dovremo per forza comprarci per poter portare a termine le varie carriere che il gioco ci propone. Comunque, adesso andiamo un attimo a vedere uh, l'interfaccia di questo gioco. Qui in alto a sinistra trovate la scheda pilota. La scheda pilota è praticamente la vostra patente che create da subito appena cominciate a giocare. Qui avete un po' di statistiche che vi riguardano. Guardano chilometri percorsi, giri effettuati, corse finite, corse vinte, che come potete vedere sono un po' pochine rispetto alle corse finite. Eh, qui invece abbiamo la vostra nazionalità, qui a destra abbiamo invece il vostro livello che avete raggiunto e qui sotto invece avete le, i tre team che avete scelto per quanto riguarda le tre categorie di macchine ehm, riguardanti le carriere che dovrete andare ad affrontare. Adesso eh, comunque ve lo faccio vedere un po' meglio, chiudiamo qui la patente e vediamo che quindi qua sopra appare la prima categoria a quale fa riferimento la prima carriera che dovete andare ad affrontare ovviamente non dico in ordine ma eh, comunque sarebbe la prima sono le macchine di tipo legend che come ricorda il nome appunto sono le più leggendarie le più vecchie le più diciamo quelle che hanno uno stile un po più d'epoca e anche quelle che meno preferisco fra le tre categorie perché appunto hanno una guidabilità abbastanza strana non è che mi ci trovi tanto bene con queste infatti questa tipologia di carriera non l'ho ancora cominciata la seconda carriera, come vedete, qui abbiamo la categoria Classic. La Classic sono queste tipologie di macchine che invece, eh, diciamo, si stanziano un po' a metà tra le tre eh, categorie. Sono un po' una via di mezzo tra una legend e una formula. Sono molto divertenti da guidare perché sono un po' più da controllare mh, tra le sbandate, tra le derapate. Sono molto, molto divertenti. A me piacciono molto. E ho scelto questo team, diciamo, giallo. Per quanto riguarda le Classic. E poi abbiamo l'ultima categoria, che forse è quella che più preferisco in assoluto. Sono le Formula. Come vedete, tipologie di macchine sono quelle che più ricordano le Formula 1 diciamo che non siamo in un gioco proprio realistico quindi non si può dire che sono proprio Formula 1 però le ricordano come vedete le, ehm, le carriere si suddividono in tre sottocategorie tre gruppi gruppo 3 abbiamo gruppo 2 e gruppo 1 quindi voi dovrete sempre acquistare tre macchine per ogni ehm, team che avete scelto per poter portare a termine tutti e tre gli step della vostra carriera solo alla fine ehm, quando avrete diciamo completato tutti e tre gli step della carriera riceverete come in premio, uh, una macchina finale che sarebbe questa qua che trovate sulla destra. È il premio finale di questa categoria che vi viene appunto dato, regalato, quando avete completato tutti e tre gli step uh, per gruppo delle vostre uh, auto che avete comprato. Come vedete, io ne possiedo due, mi manca quello del gruppo 3. Uh, Un'altra cosa che potete fare in questo gioco, forse anche la più figa, ragazzi, è crearvi una macchina proprio dalle basi, cioè proprio crearne una da zero. E come vedete, io mi sono creato questa macchina che a me piace un sacco. Uh, l'ho creata appunto di categoria classic ho, ci ho creato anche il mio numero sopra ci ho messo tutti gli adesivi proprio potete personalizzarla in tutti gli aspetti adesso vi faccio anche vedere come si fa cazzo ricordo anche un giorno che ero lì tutto fiero schierato in una gara stavo, stavo per partire uno praticamente mi scrive un messaggio privato che ho scritto hehehe what a funny car ma che cazzo è ma bastardo, ma io ero lì tutto bello contento pensavo di essere anche figo tra tutte le macchine schierate invece mi, mi scrive così affanculo se sarà bella la tua vabbè comunque adesso mi faccio anche vedere come si fa a eh, magari creare una vostra macchina? Quindi, se volete creare eh, una macchina personalizzata che, però, non potrete utilizzare nelle vostre carriere da team, dovete andare qui su Crea l'auto, cliccate. E come vedete, vi compare questa schermata che vi, che vi fa subito scegliere la categoria che volete, eh, diciamo, cominciare. Quindi, andiamo su Formula, ad esempio. E facciamo continua e qui dovete subito scegliere gruppo 3 gruppo 2 o gruppo 1 io ho punti abbastanza uh, soltanto per fare una macchina di gruppo 3 quindi uh, di direi di cominciare a farne una di, di questa categoria perché come potete vedere qua in alto a destra ci sono i punti che uh, guadagnerete facendo uh, corse portando avanti sfide e tutte insomma tutte le cose che guadagnerete uh, dovete comprarle con questi gear points che dovete uh, guadagnarvi nelle corse nelle sfide che fate uh, vincendo appunto sono diciamo direttamente proporzionali ai risultati che fate gli altri tipologie di punti invece li trovate eh, qui in alto a sinistra che invece sono eh, semplicemente la vostra esperienza quindi procediamo su questa tipologia di auto gruppo 3 e qui ci troviamo nella prima ehm, schermata di personalizzazione dell'auto qui dovete andare diciamo a modellare la vostra auto basandovi su questi tre macro blocchi eh, della vostra macchina eh, potete scegliere appunto il muso la parte centrale op op oppure la parte eh, posteriore Um, ad esempio, adesso io vi faccio vedere un po' grosso modo Non sto qui a farla, magari alla fine non, non la tengo neanche come macchina. Giusto per farvi vedere come uh, potete proprio personalizzarla in ogni aspetto. Dicono che anche uh, più avanti, uh, probabilmente questa tipologia di personalizzazione sarà ancora più profonda. Già adesso io vedo che c'è veramente tanto, tanto da uh, fare e da scegliere. Quindi, ad esempio, qui io potrei anche già andare avanti così. No, magari la punta cambiamola. Che mi sembra proprio che non, uh, non centri un cazzo. Ecco, tipo così, va benissimo facciamo continua Beh, qui eh, vi danno qualche informazione su come eh, muovervi nel pannello. Comunque, allora la prima cosa che dobbiamo scegliere, ragazzi, eh, sono i colori. Già come vedete, dal punto di vista dei colori, la personalizzazione è già molto profonda perché avete la possibilità di scegliere manualmente la tonalità del colore che eh, più vi piace. Quindi, che ne so, ad esempio, il rosso, come potete vedere, potete anche muovere questa, eh, diciamo, questa stina per eh, capire eh, se lo volete più chiaro o più scuro. Andiamo sul giallo, oppure potete già scegliere qua se volerlo uh, un po' più opaco o più uh, lucente come uh, diciamo finitura delle, delle vernici ecco magari lasciamola così opaca anche se costa già un botto l'opaco uh, poi ad esempio abbiamo la possibilità di poter scegliere già delle trame che coprano l'intera macchina come ad esempio queste qua mimetiche che però mi fanno già un po' leggermente cagare qui sempre sulla destra abbiamo altri menu uh, da quali scegliere ad esempio alcune trame che io trovo già uh, molto più fighe rispetto a quelle trame che hanno fatto vedere prima ad esempio, questa già mi piace già un sacco, anche così col viola ci sta di brutto, secondo me. Vabbè magari a voi fa anche cagare, andiamo qua sotto abbiamo gli adesivi che adesso vi faccio vedere solo questi ma ci sono altre eh, opzioni per sceglierne altri e ogni adesivo può essere rimpicciolito, rotato, si può scegliere eh, diciamo l'opzione per eh, avere l'opzione di eh, già farli a specchio, insomma si, si può avere un sacco di personalizzazione e un sacco di eh, impostazioni muovendo queste eh, linguette per avere appunto alla fine il risultato che più eh, si desidera anche come vedete questo regola ad esempio la trasparenza del, uh, del adesivo qua sotto invece ragazzi abbiamo delle forme io le uso molto uh, queste qua quando, faccio, uh, quando ho fatto la mia macchina ad esempio le usate molto perché con queste forme potete creare appunto uh, dei disegni che voi uh, potete utilizzare uh, a vostro piacimento insomma potete creare eh, le forme che più vi piacciono che potete anche combinare insieme ad esempio io questa potrei ho messo quel puntino lì adesso creo questa striscia che potrei farla uh, così non lo so magari metterci uh, una scritta sopra come anche quando ho fatto il mio numero ho utilizzato una cosa del genere magari qui ci sarebbe che ne so un adesivo uh, di uno sponsor o qualcosa del genere insomma potete ragazzi sbizzarrirvi già uh, sulla vernice un sacco veramente creare una macchina se avete i soldi per fare tutte queste cose eh, sempre perché dovete eh, basarvi su tutti i soldi che avete guadagnato nelle, eh, diciamo, nelle corse. Eh, se avete i soldi necessari potete sbizzarrirvi eh, come volete e personalizzarla sempre di più. Allora torniamo un attimo indietro senza salvare l'auto perché questi soldi eh, vorrei tenerli. E vi faccio vedere che se volete potete andare direttamente qui nel market a comprare appunto già auto, già costruite. Una cosa che non ho invece ben capito è se queste auto sono uh, costruite uh, automaticamente dal gioco e quindi già presenti nel mercato per i cavoli loro, oppure se sono auto che altri giocatori hanno costruito e poi hanno deciso di vendere. Perché ho letto che più avanti c'è questo intento di sviluppare questa idea per farvi diventare anche proprio dei costruttori d'auto, cioè crearle e poi venderle a un prezzo che fissate voi. Però non ho capito se... È Già un'idea già uh, diciamo uh, funzionante all'interno del gioco oppure potete andare qua ragazzi per sviluppare la vostra auto potete andare su elaborazione. E qui potete scegliere di aumentare la potenza del vostro motore, scegliere appunto le gomme che eh, sono più o meno performanti con tutte le loro statistiche. Ragazzi, c'è una vera... Um, è un gioco veramente, eh, diciamo, profondo da questo punto di vista, perché ad esempio anche qui andate nel mercato e qui potete comprare proprio dei pezzi per la vostra auto. Quindi eh, non solo potete eh, svilupparla come vorrete anche nel creatore di auto, nel, nell'editor, ma qui potete proprio comprare dei pezzi. Ad esempio qui abbiamo questi... questi tipologie di para paradischi, eh, queste tipologie di parafanki che potete appunto applicare all'interno della vostra auto. Adesso magari prendo, ecco, questi qua magari mi sembrano un po' esagerati, mi fanno anche un po' cagare. <ride> Però vediamo un po' qualche pezzo un po' Ah, scusate, qui ogni tanto mi escono le corse che potrei andare a fare e vediamo tipo queste qua sono le leve del cambio come vedete la macchina diventa invisibile perché vi fa vedere bene il pezzo che state andando a cambiare ovviamente ogni pezzo ha il suo prezzo che vedete sulla destra qua sulla destra e potete scegliere eh, di andare a comprarlo oppure no io direi di comprare questo ok Secondo attendiamo ed ecco qua la leva del cambio che ho appena comprato compare all'interno della macchina. Quindi, ragazzi, eh, la personalizzazione dell'auto, eh, come continuo a dirvi da mezz'ora ormai, è veramente eh, profonda e c'è l'intento di andarla a eh, rendere sempre più profonda. Ok, allora direi che adesso è tempo di scendere in pista, facciamo questa tipologia di prova, cioè è una uh, hot lap party, nel senso che uh, si fa uh, la sfida a tempo minore contro gli altri giocatori, che ovviamente non vedrete perché è come, è come dire una, una sorta di sfida uh, single player che però uh, il risultato viene messo online in tempo reale. Come vedete si parte, sono sulla mia macchina di tipo classic del team, anche abbastanza una macchina di merda perché diciamo che sbacchetta da tutte le parti. Attenzione, un attimo così. Ecco, sulla destra vedete tutti gli altri giocatori che già stanno partecipando al. Um, diciamo, a questa sfida. Tutti con uh, tutti i loro tempi. Uh, che hanno già postato, sono tempi già paurosi. Ehm, e niente, allora, uh, come vedete, la grafica, ragazzi, non è proprio totalmente realistica. Anzi, è. Scusate un secondo qui. Uh, 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 uh. uh se l'ho pennellata questa. <ride> Vabbè. Comunque, um, dicevo, la grafica non è totalmente bene 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 realistica eh, è anche abbastanza cartonata ma c'è l'intento anche qua di eh, diciamo andarla a modificare nel futuro per, per renderla un po più realistica eh, non so se verrà resa quindi anche un po più pesante perché per il momento eh, mi gira senza problemi anche al massimo del dettaglio eh, però eh, c'è appunto questa intenzione di andarla a rendere sempre eh, migliore in futuro eh, come giocabilità ragazzi è secondo me Il, il punto di incontro diciamo vincente Tra l'arcade e la, la simulazione perché non è proprio Totalmente arcade e non è nemmeno Totalmente simulativo quindi è un punto di incontro Secondo me che prende un po' eh, L'aspetto migliore di entrambe le cose Quindi eh, io trovo veramente divertente Questo gioco e eh, Soprattutto quando si fanno anche le gare contro gli altri Che dove c'è anche tipo la eh, Diciamo le collisioni attive dopo proveremo a farne Una magari ecco attenzione attenzione uh -uh salvato per un pelo <ride> ehm, dove ci sono anche le collisioni attive lì veramente vi sale proprio anche un po' la, di quella competizione un po' assassina a volte <ride> a volte la gente vi butta fuori così per, per scherzo così anche a volte non succede neanche eh, diciamo per ehm, scusate ma parlare e fare queste cose <ride> come vedete questa l'ho presa proprio di merda e vabbè comunque dicevo che a volte non si fa neanche apposta magari non si riesce a frenare prima di una staccata e si va si butta fuori qualcuno vabbè eh, si chiede scusa e via niente anche come comunità ragazzi diciamo che allora il punto un po' negativo secondo me di questo gioco è che c'è sempre poca gente online cioè nel senso non si arriva mai a fare code per fare delle gare anzi si a, a volte il, il, problema, il problema maggiore è mh, schierare tutti quanti eh, riempire diciamo lo schieramento delle gare in un massimo di 6 giocatori che possono entrare all'interno delle gare, quindi diciamo un po' pochini, eh, comunque è raro riuscire a trovarli tutti e 6, quindi diciamo che questo è un po' un punto negativo del, del gioco secondo me. Ok, io direi di uscire così, magari vediamo di fare qualche altra gara. Come vedete qui vi, vi, dico, vi dicono comunque che potete eh, ritornare dentro eh, quando volete finché il tempo di, di gara non scade. Eh, vediamo di eh, andare a vedere qualche altra gara. Qui sono tutte le altre gare che potete fare al momento e sono attualmente disponibili online. Però torniamo indietro e andiamo a vederle da qua sotto, che io mi trovo. Un po' meglio, vorrei fare qualche gara magari dove si può utilizzare magari la mia macchina, però vedrete che sarà un po' difficile perché la maggior parte delle gare sono tutte ovviamente da team per arrivare eh, a completare le proprie carriere. Vediamo tipo questa, ecco questa qua ad esempio è una team formula, io scelgo la mia macchina eh, da team del gruppo 2, così almeno sto, sto mandando un po' più avanti il gruppo 2 del gruppo 3. Per poi arrivare al gruppo 1, allora vediamo qua un secondo, che eh, finisce il caricamento eccoci qua allora all'inizio vi fanno vedere questo che è praticamente una parte di eh, personalizzazione dell'auto prima di partire con tutto il setup eh, i widgets uh, wi widgets non mi riesce la parola scusate sono questi che potete appunto spendere dei punti sempre gear points per poter avere dei potenziamenti che durano solo per questa gara come potete vedere potete sceglierle anche a pacchi diciamo ecco io sono l'unico schierato come vedete Zotac il primo lì in pole position però qui sulla destra trovate tutti i piloti online, come potete vedere, voi dovete andare su ogni pilota e diciamo invitarlo nell'evento. come Vedete, io clicco qua e dico invita, invita. E insomma, li stiamo invitando tutti quanti a schierarsi con noi e l'evento parte se, ehm, come minimo, eh, partecipa. Oh, cazzo! Non, scusate, mi sono, non mi sono accorto che c'era pochissimo tempo. E stava finendo proprio il tempo di, per fare quella corsa. E quindi, niente, dobbiamo andare. A uh, selezionarne un'altra e facciamo tutto da capo. Vediamo un attimino cosa possiamo fare. Uh, comunque, come vi dicevo prima, dovete andare a uh, invitare tutta la gente e l'evento parte se, come minimo, uh, accetta di partecipare un, un giocatore. Quindi, se siete in due, la gara può già partire. Ok, vediamo un secondo. Tipo questo qua va benissimo. Eh, è un elite, quindi mi fanno automaticamente utilizzare una macchina che mi hanno dato con un pack che avevo preso apposta per il gioco. Ecco, prima questo gioco veniva molto criticato perché si diceva che fosse un pay to win: nel senso che era molto, eh, diciamo che era gratuito. Uh, però uh, chi spendeva soldi nello shop online, diciamo che si prendeva cose per diventare sempre più forte. Adesso questa cosa qua l'hanno tolta e il gioco mi sembra molto, molto bilanciato. Uh, andiamo un attimo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima: ecco questi qua che sono americani. È molto figa anche la cosa che avete quando correte, vi eh, fanno vedere il nome con di fianco la vostra bandiera di nazionalità. È molto figo perché vi sentite un po' un pro. Come dire, devo rappresentare. No, veramente figo. Ok, abbiamo invitato tutti praticamente e adesso niente, dobbiamo aspettare che eh, accettino di entrare nella nostra gara e eh, come vi dicevo prima, almeno uno, così che la gara possa partire. Ehm Ok, sembra che qualcuno sia entrato nel server, quindi a breve comparirà. Qui invece avete i vostri eh, inviti. Eh, qui la gente che vi invita a fare le gare. Qui magari rifiutiamo dato che siamo già qua dentro. Ecco, eh, si è connesso questo giocatore con una macchina che sembra che abbia creato lui, carina, ma non mi fa impazzire. E, insomma, abbiamo ancora 79 secondi prima che la gara, uh... ah, intanto sono anche arrivati i risultati di prima, ciao Zota che hai partecipato a eh, Hot e sei arrivato quinto, quello che abbiamo fatto prima insieme, quindi mi hanno dato dei punti che si sono aggiunti, ehm, ai punti che già avevo. Ok, se ne è con nessun altro, cioè, eh, vedete, dopo vengono a criticare le mie macchine, cioè, che cazzo di macchine sono? Qu vabbè, questa ancora ancora, ma, cioè, c'è cioè questa, cioè, boh, bello sto, condizionatore a quattro ruote, vabbè, poi vengono a dirmi che la mia fa cagare, a ridere, anzi, a dirmi di, sì, ragazzi, questa qua me la sono legata come cosa, perché mi fanno girare i coglioni, cioè, poi se arrivano con queste macchine qua, dice, vabbè, bella merda, complimenti, <ride> bello stile, no, vabbè, dai, comunque, ognuno ha il suo stile e va bene così. Allora, mancano ancora 32 secondi, eh, prima che la gara cominci, e speriamo che qualcun altro uh, decida di connettersi al server così almeno uh, diventa una gara un po' più uh, movimentata. Comunque vi consiglio comunque io adesso la musica l'ho tolta perché ovviamente non voglio avere problemi con YouTube che poi mi dice che ho utilizzato musica così. Eh. Però la musica è veramente molto figa, ci sono all'interno della musica anche dei suoni di motori che mi piacciono un casino, mi mettono i brividi, proprio bello bello bello. Ok ragazzi, partiamo. Due Partiti, benissimo. Allora, eh, vediamo, vediamo qua. Staccata. Ok, allora, come vedete, ragazzi, ehm, eh, all'inizio le collisioni sono disattive. Diciamo che si attivano eh, dopo un terzo circa di giro che avete fatto. Vi, vi esce fuori una scritta in rosso in basso che vi dice che da ora in poi le collisioni sono attive. Infatti, tra poco dovrebbe uscire. Ok, attenzione qui su di qua, attenzione, una curva molto brutta, ecco, collisioni attive, quindi da ora in poi bisogna stare molto attenti perché come, come vi dicevo prima la gente può fare anche la pastata per cercare di buttarvi fuori, attenzione così, bene bene così, bene, ecco il primo russo là davanti mi sembra molto molto veloce, quindi mi sa che è un po' imprendibile, una delle spiegazioni per cui uh, si pensa che arrivi poca gente a giocare è che um, Dopo un po', diciamo che rimangono un po' diciamo, frustrati dal fatto che c'è proprio gente che vi dà un sacco di secondi al giro. Però, comunque, dai, al momento siamo secondi e sembra che il condizionatore sia dietro, quindi non, non si avvicini più di tanto. Quindi, vediamo. No, 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 no! Arr, sono andato addosso. Eh, a volte, se vi distraete anche un attimino, andate proprio <ride> a sbattere e perdete un sacco di tempo. Però, speriamo che non ci stiano recuperando. Ah, oh, cazzo, sono andato a sbattere ancora <ride> per un pelo. Niente, ragazzi, è l'emozione perché sto registrando il video, dai. <ride> Mettiamola così. Ok, giriamo qua. Però intanto sembra che il terzo non riesca a venirmi a prendere. Quindi va bene così. Speriamo di mantenere la seconda posizione. Almeno perché il russo là davanti è già scappato. Proprio mi ha dato già mezza pista. Quindi mi sembra proprio uno che. Non scherza un cazzo. Aiuto, no! Sono andato a sbattere lo stesso. Sto prendendo un sacco di tempo, ragazzi, ma proprio un sacco. Attenzione, attenzione. Ok, bene qua così. Ecco, un'altra cosa che mi piace un sacco di questo gioco è che ehm, tutte le gommate che eh, giro dopo giro si, ehm, diciamo, si mettono sulla. rimangono sul, sull'asfalto, sulla pista, eh, rimangono, cioè non, non vengono automaticamente cancellate dal computer dopo un tot giri, ma rimangono sempre per, fino alla fine de dell'evento, che può anche durare un sacco. Quindi c'è cioè, veramente figo perché eh, dopo, dopo un po' si creano proprio le gommate delle traiettorie sulla pista. A me questa cosa qua piace veramente un sacco. Potete anche vedere se qualcuno fa qualche puttanata. <ride> tipo a me quando a volte vado a sbattere contro il muro, e poi le gommate che lasci. Io per essere... no! E poi boom addosso. Vabbè. Niente, una cosa che. Mh, una cosa aggiuntiva che mi piace un sacco di questo gioco. Allora, intanto siamo a 4 giri su 5. Quindi non manca molto. Il canadese è sempre dietro di me sembra non riuscire a venirmi a prendere, mentre il russo ancora un po' ci doppia, perché come vedete sulla mappa a sinistra è lì. E eh, niente, poi eh, a volte quando fate gli hot lap vedete anche eh, in alto a sinistra ci sono i vari tempi sul giro eh, e i vari, diciamo come vedete, adesso un certo, eh, secondo che non riesco, a <ride> non riesco a leggere bene se sto guidando, secondo. Uh, un certo Taciturn, un russo sempre, ha fatto il record della pista. Quindi, se è riuscito a fare il record della pista, Porca vabbè, che sono andato a sbattere di brutto qua. Vabbè, lasciamo perdere. La gara è finita, va benissimo. Se fate un certo uh, record uh, della pista online, rimane sempre lì uh, in attesa di essere battuto da qualcun altro. E ognuno che fa, ci fa una gara su questa pista qua vedrà sempre la vostra bandierina col vostro nome con scritto che avete fatto il record che è ancora da battere. Ok, usciamo dall'evento. Ragazzi! Questo è Victory di Age of Racing, un gioco che a me piacerebbe un sacco seguire insieme a voi nei suoi sviluppi. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto, che questo video eh, vi sia eh, sembrato utile. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e eh, spero comunque di riuscire a fare un po' più video, anche se non riuscirò ancora a pieno ritmo, però spero comunque di eh, essere un po' più presente rispetto a prima. Vi ringrazio ragazzi e alla prossima. Ciao!